Non segna. Il termometro non segna. Appena appena qualche lineetta, qualche... Per carità. Ci siamo. Ci siamo, Virgilio, è la fine. È la fine. I giornali parlano chiaro, non ne fanno più un mistero. Come faremo? Chi avrà la forza di affrontare altri pericoli, altri disagi? Uno pare che tiene 20 anni, ma... E poi, a parte l'età, che cosa? La guerra passata ci ha distrutto il sistema nervoso, è il fisico che non ce la fa più. Chi ce la fa a correre ancora per i ricoveri? Noi si può dire che da poco ci siamo messi un po' a posto, capuzzavittosa anche. Chi sta parlando un'altra volta di guerra, di uno sfollamento, cominceranno con lo sfollamento un'altra volta. Oh, mamma mia. Di notte, col freddo, con l'acqua, io da poco ho fatto rinnovare la cucina. E vedi, tutto biancheggiato, tutto intonacato, il corredo, tutto lì, no? A rate, va bene, tutto a rate, ma insomma ci sta pure qualche altra cosa da pagare. Ma, almeno si scoppia la guerra, chi la paga? Ah, guardate. I materassi nuovi fatti, tutta lana di Scozia, tutte le... Ogni fiocco di lana è una pecora scozzese, quella bellezza di materassi. Ci siamo, Virgilio, ci siamo, è la guerra, ci siamo, parlano chiaro, lo dicono, non ne fanno un mistero, è chiaro. E avrei la gente per la strada. Oh, la gente... cammina gesticolando disordinatamente, sai, chiacchierando con un tono di voce sproporzionato e isterico. E vedi che si riversano nei bar, nelle rosticcerie, nei ristoranti e mangiano, sai, con quella furia, mangiamo, scoppia la guerra, facciamo prego, capisci? Nei negozi, i teatri pieni, i cinematografi, non ti dico, i cinematografi pienissimi, sai, con quella furia avida di chi capisce il baratro che gli si spalancherà davanti da un attimo all'altro. Ma dove vedi tu tutti questi squilibrati, tutta sta gente malaugurica che ti fa ritornare a casa più malaugurie loro? A te! Io quando esco vedo tutta gente che si diverte, tutta gente tranquilla, che va a teatro, va in automobile, si va a fare una bella scampagnata con la famiglia per prendere un poco d'aria, tutta gente che campa tranquilla in grazia di Dio, sì, e che non hanno passato 17, che hanno passato noi tutti in questa casa. Bravo, come manifestazione di spirito folcloristico, il tuo modo di esprimerti non c'è male, anzi fa addirittura favilla, ma non trova conclusioni, non congiuri, hai capito? Non, tu dici parole, non si dice, è così, parole a schiovere. Quando tu parli così, esce dalla tua bocca, escono rumori, non parole. I rumori. Perché se non vedi quello che vedo io, vuol dire che tu non osservi, non raccogli. Significa che quando io ti porto per la strada è come se mi portassi un bastone, un ombrello. Ma non vedi? Non lo vedi che la gente entra nei negozi e compra vestiti e scarpe come fosse niente? Ma che vuoi? Ma allora secondo te la gente deve andare scalza? Si compra i vestiti, si compra le scarpe e beata allora significa che tieni nei soldi, capito? Scema! Ma non capisci che la gente compra perché dice meglio che ce ne vediamo bene? E soprattutto vai ai teatri, ai cinematografi, riempie le sale perché non vuole pensare. Oh mamma mia, ma a te, ma quanto buono ci pensi? Se la guerra deve scoppiare, scoppi con le scarpe senza le scarpe. Noi lo aspettiamo, così, ecco, con i pollici nella cintola. E come lo aspettiamo, a te?
aspetta come vuoi.